ma per fortuna, purtroppo, per fortuna, purtroppo, per fortuna, per fortuna lo sono. Subito dopo questa telefonata, Lorenzo Baldo si consulta con la redazione, dove si decide di non pubblicare la notizia, ma di contattare il funzionario della DIA, Ferdinando Buceti. Le indagini hanno inizio. Dopo questa segnalazione, 5 agenti della DIA piomberanno nello studio del fotografo Franco Lannino, dove, visionando minuziosamente il suo archivio, troveranno la foto del carabiniere che regge la valigetta di Borsellino. È stata scattata tra le 17.20 e le 17.30 del 19 luglio 1992. È lui, è Giovanni Arcangioli, che verrà interrogato pochi giorni dopo negli uffici della DIA, rilasciando questa prima dichiarazione. Allorché giunsi sul posto, la scena del delitto non era stata ancora perimetrata, anche se erano già arrivati elementi del battaglione carabinieri che stavano provvedendo a delimitare la zona. Vi erano all'opera i vigili del fuoco e, per quanto posso ricordare, arrivò per primo il magistrato dottor Ayala, che abitava nei dintorni. Sul posto arrivò il dottor Teresi, ma anche il dottor Di Pisa, magistrato di turno. Non ricordo se il dottor Ayala o il dottor Teresi, ma più probabilmente il primo dei due, e sicuramente non il dottor Di Pisa, mi informarono del fatto che doveva esistere un'agenda tenuta dal dottor Borsellino e mi chiesero di controllare se per caso all'interno della vettura vi fosse una tale agenda, eventualmente all'interno di una borsa. Se non ricordo male, aprì lo sportello posteriore sinistro e, posata sul pianale dove si poggiano di solito i piedi, rinvenni una borsa, credo di color marrone, in pelle, che prelevai e portai dove stavano in attesa il dottor Ayala e il dottor Teresi. Uno dei due predetti magistrati aprì la borsa e constatammo che non vi era all'interno alcuna agenda, ma soltanto dei fogli di carta. Verificato ciò, non ricordo esattamente lo svolgersi dei fatti. Per quanto posso ricordare, incaricai uno dei miei collaboratori, di cui non ricordo il nome, di depositare la borsa nella macchina di servizio di uno dei magistrati. Si tratta di un ricordo molto labile e potrebbe essere impreciso. Solo 9 mesi dopo, Arcangioli modificherà la sua versione. Arcangioli non è più certo della presenza dei personaggi già nominati nella prima deposizione, nonché di essere a conoscenza dell'esistenza di un'agenda contenuta nella borsa del dottor Borsellino. Incalzato dai PM, che gli rileggono le sue prime dichiarazioni, cederà, riconfermando parzialmente la sua prima versione. Ma i ricordi di Arcangioli sono in netto contrasto con le dichiarazioni rilasciate dall'allora parlamentare ed ex magistrato Giuseppe Ayala 7 anni prima, nel lontano 1998, durante il processo Borsellino Ter. Guardavo, non... sono tornato indietro, verso la macchina era arrivato qualcuno, parlo di forze di polizia. Ora, il mio ricordo è che
A un certo punto questa persona, che probabilmente io ricordo in divisa, però non giurerei che fosse un ufficiale dei carabinieri, ma poteva anche essere un ufficiale dei carabinieri, però francamente questo non ci giurerei. Quello che è sicuro è che questa persona aprì lo sportello posteriore sinistro della macchina di Paolo, guardammo dentro e c'era nel sedile posteriore la borsa con le carte di Paolo. Bruciacchiato, un po' fumante anche, però si capiva sostanzialmente. Lui la prese e me la consegnò, evidentemente ritenendo che io facessi ancora il sussulto procuratore della Repubblica a Palermo. Quindi io gli dissi: guardi, non ho titolo per... la tenga lei, appena arriveranno i magistrati, perché a me non si vanno... Quindi non avete aperto la borsa, no, per vedere il davanti contenuto. A me assolutamente non è stata aperta davanti. Io poi mi sono girato, sono andato di nuovo verso questo giardinetto e lì poi ho trovato il cadavere di Paolo. Questa versione sarà incredibilmente più volte modificata dallo stesso Ayala nelle dichiarazioni successive al ritrovamento della foto di Arcangioli. Nella seconda versione non è più l'ufficiale in divisa o non ad estrarre la borsa dalla macchina, ma Ayala in persona, che aveva precedentemente escluso di aver mai preso in mano la borsa. È lui, a questo punto, a consegnarla all'ufficiale e, questa volta, esclude in modo perentorio che sia avvenuto l'inverso. Nella terza versione, rilasciata solo 5 mesi dopo, a seguito di un confronto con il suo amico Felice Cavallaro, giornalista del Corriere della Sera, presente sul posto insieme a lui, Ayala cambia ancora e torna sui suoi passi. Questa volta si dice certo che chi ha prelevato la borsa non fosse in divisa ma in borghese. Non fu lui quindi ad estrarla, ma la prese in mano e la consegnò poi ad un altro ufficiale in divisa. Quella agenda rossa è stata scomparsa, questa, non c'è dubbio, se l'aveva sempre con sé era in quella borsa, e la borsa l'ho trovata io, tra l'altro la borsa, l'ho vista io sulla macchina il borsellino, quindi che ci fosse la borsa nessuno meglio di me lo può sapere perché l'ho vista io, ma l'ho materialmente presa io, e non l'ho aperta naturalmente, io ero già deputato tra l'altro. Mi è sembrato particolarmente strano che desse risposte diverse tra di loro e contraddittorio Ayala, il quale ritengo da magistrato e pubblico ministero come era stato, avrebbe, se qualcuno davanti a lui avesse reso le deposizioni così come lui le ha rese, lo avrebbe incriminato per falsa testimonianza o lo avrebbe fatto arrestare. Una nuova ed interessante versione sarà fornita da Rosario Farinella, agente di scorta di Ayala. Ci siamo avvicinati all'auto del magistrato, che aveva tutte le portiere chiuse, ma non a chiave. Il dottor Ayala ha notato che all'interno della stessa, appoggiata sul sedile posteriore, c'era la borsa di cuoio del dottor Borsellino, per cui, con l'aiuto di un vigile del fuoco, abbiamo aperto la portiera posteriore. Io personalmente ho prelevato la borsa dall'auto e feci per consegnarla al dottor Ayala. Questi però mi disse che non poteva prendere la borsa, in quanto non più magistrato. Per cui mi chiese di tenerla qualche attimo, in modo da individuare qualcuno delle forze dell'ordine a cui affidarla. Dopo pochissimi minuti, non più di 5-7, lo stesso Ayala chiamò un uomo in abiti civili, che si trovava poco distante dal cratere, e che mi indicò come un ufficiale o funzionario di polizia, dicendomi di consegnargli la borsa. L'ufficiale non aprì la borsa in nostra presenza, e ricordo che, appena presa, si allontanò dirigendosi verso l'uscita di via D'Amelio, ma non ho visto dove è andato a metterla. In seguito alle incongruenze emerse nelle dichiarazioni prese durante le indagini, il GIP Ottavio Sferlazza respinge per ben 3 volte le richieste di archiviazione avanzate dai PM Renato Di Natale e Rocco Liguori, imponendo l'iscrizione nel registro degli indagati di Giovanni Arcangioli, accusandolo di furto con l'aggravante di favoreggiamento a Cosa Nostra. Sferlazza evidenzierà le incongruenze nelle dichiarazioni di Arcangioli rispetto al video in possesso dell'autorità giudiziaria. L'ingiustificato allontanamento di ben 60 metri dalla zona interessata, la mancata redazione di una relazione di servizio, l'inspiegata ricollocazione della borsa all'interno della vettura saranno il fulcro del rinvio a giudizio del giudice Sferlazza. Gli avvocati di Arcangioli presenteranno una memoria difensiva nella quale metteranno in risalto la conduzione superficiale delle indagini e di conseguenza chiederanno l'ascolto di numerosi uomini delle istituzioni, tra cui l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, i generali dei carabinieri Antonio Subranni e Domenico Cagnazzo, l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro e di sentire pentiti del calibro di Gaspare Mutolo, Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca e Antonino Giuffrè. Inoltre, premono per risalire i nominativi degli uomini dei servizi segreti presenti in via D'Amelio il giorno della strage.
il fascicolo passa al GUP Paolo Scotto Di Luzio, che nel pomeriggio di martedì 1 aprile 2008 decide per il non luogo a procedere nei confronti dell'allora capitano, oggi colonnello, Giovanni Arcangeli, per non aver commesso il fatto. Il processo non entrerà mai nella sua fase dibattimentale. Il mese successivo, la procura di Caltanissetta impugna la sentenza e ricorre in Cassazione, illustrando le contraddizioni delle motivazioni assunte dal GUP. I giudici nisseni concludono affermando che la sentenza del GUP ha avuto la pretesa di giudicare sulla colpevolezza e innocenza dell'imputato come se si trattasse di un giudizio abbreviato, e ha concluso tentando di porre una pietra tombale su una delle vicende giudiziarie più inquietanti degli ultimi tempi. Il giorno 17 febbraio 2009, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, appoggiando le richieste degli avvocati di Arcangeli e dello stesso procuratore generale, deciderà per il rigetto del ricorso della procura nissena. La sentenza, che è assolutamente abnorme, è quella che è venuta fuori nei successivi gradi di giudizio, cioè in Cassazione, alla quale veramente è stata messa definitivamente una pietra tombale sulla verità e sulla giustizia. Cioè, ritengo che sarebbe... Guardi questa storia, tante domande rimangono senza una risposta. Perché Giovanni Arcangeli non stese nessuna relazione di servizio? Perché una volta prelevata la borsa, questa venne poi rimessa a posto nell'auto del giudice Borsellino, con il rischio che andasse bruciata? Perché Giuseppe Ayala ha dato tante versioni contrastanti e nessuno ha mai pensato di approfondire le tante anomalie? Perché l'agente di scorta Rosario Farinella non identificò la persona alla quale consegnò la borsa? Perché Salvatore Mannino si trovava in via D'Amelio quel giorno? Dove sono finiti gli scatti presenti nel rullino sequestrato al fotografo Giovanni Di Bono? Chi era l'uomo in giacca e cravatta interessato alla borsa con il quale parlò l'agente Garofalo? Perché non fu mai approfondita la pista relativa al palazzo dei fratelli Graziano e perché scomparve la relazione di servizio dei due agenti saliti su quel palazzo? Se la giustizia ha ritenuto di non dover procedere contro Arcangeli, perché non si è istruita un'indagine contro ignoti per far luce sui troppi punti oscuri di questa torbida vicenda? Oggi credo che ci sarà qualcuno che invece la verità riuscirà a conoscerla. E sono proprio quei giovani che sollevano questo simbolo della giustizia e della verità costituito dall'agenda rossa, perché io ritengo che questi giovani, anche quando io non ci sarò più, continueranno a lottare per arrivare alla giustizia, per arrivare alla verità. Non accetteranno delle mezze verità, non accetteranno una giustizia parziale e continueranno a combattere per testa. E quindi oggi finalmente posso dire di sperare di nuovo. Amici romani di Matteo, Messina Denaro, hanno deciso di eliminare il PM Nino Di Matteo in questo momento di confusione istituzionale per fermare questa deriva di ingovernabilità. Cosa Nostra ha dato il suo assenso, ma io non sono d'accordo. Sono le parole contenute all'interno di una lettera anonima arrivata in procura nei giorni scorsi e rivelata oggi sulle pagine del Fatto Quotidiano. A scrivere la missiva sarebbe a suo dire uno dei membri del comando di morte, che ha fornito anche una serie di notizie sugli spostamenti quotidiani del magistrato e sui punti più deboli della sua protezione. Quindi ha indicato una serie di depositi e di armi ed esplosivi nascosti in una serie di luoghi del palermitano. Immediatamente è scattato l'allarme. Nino Di Matteo, il PM titolare dell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia, il cui processo è ormai alle porte, avrà inizio il prossimo 27 maggio, sta anche concludendo il processo contro gli ex ufficiali del ROS Mori e Obinu, accusati di aver favorito la latitanza di Provenzano con il mancato blitz a mezzo chiuso. La prefettura ha riunito d'urgenza il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per rafforzare la sua scorta, mentre in procura il procuratore di Palermo Messineo ha convocato una riunione tra polizia, carabinieri di e guardia di finanza. Inoltre lo stesso Di Matteo è stato ascoltato dai colleghi di Caltanissetta per verificare la corrispondenza tra le notizie indicate nella lettera anonima ed i suoi reali spostamenti.
L'avvertimento di morte arriva davvero in un momento delicato e grave, all'unisono col procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti dal PG della Cassazione. Sono stati spediti lo stesso giorno. Chi accusa il magistrato di avere violato i doveri di diligenza e riservo e il diritto alla riservatezza del capo dello Stato, confermando in un'intervista l'esistenza delle conversazioni intercettate già svelate il giorno prima del sito panorama.it. Un procedimento che, alla luce della lettera anonima giunta in procura, suona quasi come un'ulteriore sovraesposizione nei confronti del magistrato, che rischia di restare sempre più isolato assieme al pool di colleghi che seguono con lui l'inchiesta. Un isolamento partito da lontano nei confronti della procura di Palermo, reso ancor più grave da un conflitto di attribuzione che ha suonato più come un tentativo di delegittimazione dell'operato del PM che non di un'azione volta a fare chiarezza su un eventuale limite giuridico-legislativo. Intanto dall'altro ieri a Di Matteo è stata rafforzata ulteriormente la scorta con una nuova macchina blindata, due auto in più sotto casa e l'obbligo dei giubbotti antiproiettile per tutti gli uomini della scorta, a cui sono stati aggiunti due agenti in più. Se noi calcoliamo che in base a un rapporto molto serio pubblicato 2 anni fa da Tullio De Mauro, in Italia abbiamo 2 milioni di analfabeti totali, 13 milioni di semi-analfabeti, cioè a dire sanno fare la loro firma, ma non capiscono ciò che leggono. E altri 13 milioni di analfabeti di riporto, cioè a dire che hanno perso l'uso della scrittura e della lettura. 13 e 13 fanno 26 e 2 fanno 28. Siamo 52 milioni di italiani, questa è la cifra ufficiale. Allora, il momento nel quale questi analfabeti o semi-analfabeti si recano a votare, su che cosa hanno basato le loro convinzioni? Sulla televisione. Ecco perché è da parte del potere assolutamente indispensabile che l'informazione sia univoca, sia indirizzata in un unico senso. Dopodiché la poca, scarsa e miseranda informazione libera può essere sottoposta a una serie di eventi tecnici che ne diminuiscono la diffusione nel territorio, no? In maniera che sempre di più prevalga l'informazione condizionata. Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà.
persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco. Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini che sono state girate dal nostro collega Marco Sacchi, che è riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso e è andato e ha girato queste scene, scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Vedete, le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono tre, sono tutti e tre pugliesi, vi possiamo dire i nomi: uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano, poi ci sono due civili dei quali non siamo in grado di darvi il nome, e ci sono poi 10 feriti, non 20 come sembrava, sono 10, tra cui due austriaci che erano qui venuti in Sicilia per una vacanza. Abbiamo tra i feriti c'è la dottoressa Morvillo, Francesca Morvillo, la moglie appunto del magistrato che è rimasta ferita alle gambe. La dottoressa Morvillo è giudice alla Corte d'Appello. L'attentato è avvenuto intorno alle 17.55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi, rientrando a Palermo come era solito fare per tutti i fine settimana quando era possibile. Ha percorso con le auto di scorta e la sua blindata condotta a velocità sostenuta alcuni chilometri, quando allo svincolo di Capaci, poco prima di un grande complesso industriale, è avvenuta l'esplosione. Pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia Piero Giammanco, qualcosa come 1.000 chili di tritolo che sono stati collocati in una canaletta che scorre sotto questa sede autostradale che prende tutte e due le corsie. L'esplosivo è stato fatto brillare a distanza, probabilmente da un comando molto nutrito, molto numeroso, che certamente poteva contare su informatori che al Punta Raisi hanno dato la notizia dell'arrivo a Palermo del magistrato. Sappiamo già che I sicari c'è stata anche una rivendicazione giunta alle agenzie, si parla di una falange armata, forse sono sciacalli, ma già un'altra rivendicazione dello stesso tenore, alla stessa firma, era venuta qualche giorno fa e preannunciava l'uccisione di alcuni uomini politici, uno dei quali siciliano, Mario D'Acquisto. La croma bianca è praticamente irriconoscibile, come vedete ci sono auto rovesciate, sono in tutto 7 le auto, tra quelle della polizia, tra quella di Falcone e quelle civili che sono state coinvolte e che sono andate praticamente distrutte, un ammasso di lamiera ormai assolutamente quasi irriconoscibile. Abbiamo la possibilità, se la regia me lo conferma, di mandare in onda una brevissima dichiarazione del capogruppo c'è un'interferenza in studio del capogruppo del PDS Gianni Parisi, che si trovava sullo stesso aereo di Giovanni Falcone e che seguiva il magistrato a breve distanza. Scusami Cusimano? Sì, dimmi. Pronto, scusa Cusimano, il tempo stringe perché abbiamo interrotto la trasmissione. Ci risentiamo, magari ci darai queste dichiarazioni fra poco più di un'ora. Ci ricolleghiamo in linea notte intorno alle 23. Va benissimo. Grazie. Grazie anche a voi, e avete visto appunto le prime immagini che sono arrivate dell'attentato al giudice Falcone, attentato in cui il giudice è morto. Ci risentiamo più tardi in linea notte intorno alle 23. Buonasera, grazie.